Principato Francesco, presente. Amoroso Francesco, presente. Masi Sergio, presente. Matteo Giovanna, presente. Venire Antonietta, presente. Marra Enzo, presente. Rizzo Cardine, presente. Russo Giovanni, presente. Sabonata Franca, presente. Giardullo Enzo, presente. Marco Lucia, presente. Giuliano Emilio, sì. Polito Giuditta, sì. Marco Antonio, assessore esterno. Buonasera. In premessa vi chiedo scusa per il ritardo. Benvenuti i consiglieri comunali, gli assessori, il segretario comunale che ci guarda, il sindaco, alla polizia municipale, al tecnico che sta effettuando le riprese e ai nostri concittadini che ci seguono dalla sala e a coloro che ci seguiranno sui social, così dice. Abbiamo i lavori di questo consiglio, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è approvazione verbale, seduta precedente. Allora, vi chiamiamo ad approvare i verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 27 del 6 giugno 2024, approvazione verbale seduta precedente. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 6 giugno 2024, comunicazioni del Sindaco. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 6 giugno 2024, comunicazioni del Presidente del Consiglio. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 6 giugno. Scusatemi, continuiamo. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 30, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 decreto legislativo 267/2000. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 6 giugno 2024, interpellanze di preoccupazione. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 32 del 6 giugno 2024, debiti fuori bilancio del importo di euro 11.310,24 per sentenza TAR Campania, Salerno numero 776/2024. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 6 giugno 2024, debiti fuori bilancio dell'importo di euro 5.655,12 per sentenza del TAR Campania Salerno numero 599/2023. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 6 giugno 2024, debiti fuori bilancio dell'importo di euro 963,78 per sentenza del TAR Campania Salerno numero 1854 del 2023. Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 6 giugno 2024, aziende speciali serie inclusione ASSI per la gestione associata dei servizi alla persona, ambito sociale territoriale S3, atti soggetti ad approvazione da parte degli enti consorziati. Andiamo all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Scusate ancora per l'inconveniente. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Due rapide comunicazioni, una per fare i complimenti alle elezioni alla deputazione del consorzio di bonifica. Queste elezioni abbiamo avuto tre persone di Altavilla Sibillina elette nella deputazione. Uno è il nostro assessore Antonio Mara, l'altro è Guariglia Inda, la moglie di Giovanni Caparano, e poi c'è il dottor Francesco Pippa. Giovanni Caparano. Ah, moglie di Adriana, un medico, quindi non la moglie di Giovanni. Poteva anche essere eletta, ma era Giovanni, ma la moglie di Giovanni che è Guariglia Inda, e quindi faccio a loro gli auguri di un buon lavoro, sperando che continui
consorzio ad operarsi nella nostra zona come ha fatto fino adesso. L'altra comunicazione al Consiglio era che, vi leggo i dati, per quanto riguarda la scuola media Papa Giovanni XXIII, che con decreto dirigenziale 599, che è a conoscenza anche il dottore Emilio Viani, che ha mandato, il dottore Russo, del 24 maggio 2024 è stato fatto il decreto per il finanziamento della scuola media Papa Giovanni XXIII, quindi l'ex scuola media, quindi è stata finanziata. E ma in toto o è la prima tranche che è arrivata? Allora, questo qua in toto è il finanziamento. Adesso hanno già mandato una prima tranche di fondi che sono arrivati in data. Sono arrivati 724.993 euro, sono arrivati la settimana scorsa, quindi già abbiamo avuto una prima tranche di soldi. Quindi si può già iniziare a fare la gara? Si potrà iniziare già a fare la gara? Si può, si può iniziare a fare la gara? Si può iniziare a fare la gara? Okay. È ovvio che procediamo. E quindi questo è il dato. Quindi per rispondere anche alla domanda che fece il dottore Giuliano l'altra volta, quindi penso che sia doveroso che il Consiglio Comunale venga informato di questi due atti del Consorzio di Politica, sia questo finanziamento di 5 milioni no, che abbiamo avuto per la scuola Papa Giovanni XXIII. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Solo una curiosità. Se è stato detto nella deputazione o nell'assemblea, perché voglio dire, c'è una differenza importante, che consiglio dei delegati, che voglio dire, la deputazione, Presidente, lo dico al sindaco, sono quelli che formano il consiglio d'amministrazione, mentre l'assemblea sono gli eletti del consorzio. Ma voglio dire, grazie per la precisazione. Allora, l'altro punto è comunicazione del Presidente. Mi posso rilasciare il fatto della giornata di prezzo per i fondi, eccetera. È una comunicazione non si può, non posso. Puoi fare la linea del palazzo? Allora, comunicazione del Presidente del Consiglio, non ci sono comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio. Io ho invertito i punti all'ordine del giorno, scusatemi, perché veniva prima il punto numero 2, comunicazione del Presidente, poi del Sindaco. Passiamo al punto 4, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000. Relaziona la nostra assessore vice sindaco Franca Saturnale. Prego Franca. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proposta di delibera di consiglio numero 30, avente ad oggetto approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023. Che mandiva proprio a fare la cosa. Ah, okay. Non ci sono. Allora, vi chiedo ancora scusa, oggi è una giornata di inesattezze, diciamo così, nulla di grave, solo formali. Perfetto. Quindi, perdonatemi, il punto numero 4, l'ordine del giorno, non è l'approvazione del rendiconto, ma sono le tariffe d'aria. Relaziona sempre la nostra assessore vice sindaco Franca Saponara sull'argomento. Prego. Grazie Presidente, abbiamo rimediato subito. Allora, proposta di delibera di consiglio numero 40 avente ad oggetto approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti tari da applicare per l'anno 2024 e presa atto del terzo pluriennale 2024-2025. Io chiedo ai signori consiglieri se preferiscono che vada a leggere la proposta nella parte in cui si propone di
deliberare o la lettura integrale. Come gradite, così facciamo. Chiaramente dopo sarà integrata da una relazione, quindi voi vi dite, preferite che legga tutta la delibera o vado? Va benissimo. Allora, vado nella parte in cui si propone di deliberare e recitando testualmente: tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF per il biennio 2024-2025, con particolare riferimento al PEF 2024, necessario per la determinazione delle tariffe tari 2024. Di dare atto che il PEF 2024 ammonta ad euro 1.404.314.000, come integrato nell'allegato, elaborato come meglio specificato in premessa, di approvare le tariffe tari per l'anno 2024 come indicate nell'allegato al presente atto, di stabilire che la riscossione del tributo tari avverrà in un'unica soluzione con scadenza 30 settembre o in tre rate con scadenza 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre 2024, di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal decreto legislativo 267/2000 come dettagliato in premessa, di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del stesso Ministero, e di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Come vi ho preannunciato, ho letto semplicemente la proposta di delibera, che va chiaramente illustrata a voi consiglieri in maniera molto più dettagliata, appunto per informarvi su appunto cosa andiamo oggi ad approvare. Allora, per quanto riguarda il PEF, sarebbe il piano economico finanziario, è stato validato dall'ente d'ambito e è stato appunto redatto secondo i criteri che sono stabiliti dall'ARERA con proprie delibere, la delibera numero 363 del 2021, che poi è stata integrata e modificata con una deliberazione, la 389 del 2023, che ha introdotto il metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, che prevedendo anche, appunto, noi avevamo già un PEF approvato, però in base a queste delibere, questa nuova delibera di integrazione dell'ARERA, è stato necessario appunto prevedere una revisione obbligatoria per il periodo che va 2024-2025. Allora, come abbiamo nel corpo della delibera, noi abbiamo detto che quest'anno il ruolo tari è di 1.000.000, perdonatemi un attimo che vi dico. Allora, allora è di 1.404.314, a cui però vanno sottratti circa 60.000 euro, che sono i contributi, sono gli incassi per, diciamo, in seguito all'attività di accertamento, di recupero di evasione e dei trasferimenti del MIUR, che sono circa, complessivamente sono 60.765, per cui il ruolo tari del 2024 è di 1.343.549, che rispetto al 2023, che era di 1.000.000, che lo teniamo già consuntivo, di 1.281.424, c'è una differenza di 62.125 rispetto al 2023. Noi nel bilancio di previsione 2024, poiché quest'anno c'è stata, tra virgolette, questa anomalia normativa che ci ha fatto approvare il bilancio di previsione con data antecedente all'approvazione
del PEF e delle tariffe, quindi ci ritroviamo nel bilancio di previsione, ma sempre, ripeto, è stato consentito dalla norma, avevamo inserito come spesa 1.287.67, per cui dobbiamo fare una variazione di bilancio da qua a fine luglio, dove andremo ad inserire come differenza appunto 62.792 euro. Chiaramente è una variazione sia in entrata che in uscita. Vi ho dato adesso diciamo solo numeri, però andiamo nel dettaglio proprio delle tariffe. Volevo porre alla vostra attenzione una cosa importante che ci tenevo a sottolineare, che quando il ruolo Tari per i costi e i ricavi per l'annualità 2024 e 2025 sono praticamente stabiliti, identificati prendendo i dati del rendiconto dell'anno 2022, cioè nel senso quando abbiamo inserito sia i costi che i ricavi si va a prendere il rendiconto 2022, cioè sono dei dati storicizzati sia sul fronte dei costi che compongono il ruolo Tari, sia sul fronte dei ricavi. Mi premeva sottolineare che per quanto riguarda abbiamo avuto un incremento nel 2024 rispetto al 2023, abbiamo avuto un incremento della superficie tassabile di circa 24.179 metri quadri in più. Infatti nel 2023 ne avevamo 62.560 e nel 2024 ne abbiamo 626.739, con una differenza di 24.179. Quindi questa differenza di metri in più è il frutto dell'attività chiaramente che si sta svolgendo di recuperare a tassazione. L'abbiamo più volte affermato, lo ha affermato e lo riaffermo, cioè di recuperare a tassazione tutte quelle utenze che fino adesso magari non, o perché per dimenticanza non si erano dichiarati, perché sappiamo tutti che la Tari è su istanza di parte, bisogna appunto quando si inizia una nuova attività oppure si va ad abitare in una nuova, parlo per le utenze domestiche, è d'obbligo, lo prevede la legge, andare in comune e fare la dichiarazione. Molte volte per dimenticanza, e poi magari chiaramente in questa differenza ci stanno anche chi ha la volontà di non voler, sperando che di non essere magari mai peccato, però adesso non voglio entrare nel dettaglio. Questa differenza diciamo di metri in più ci ha consentito, infatti rispetto al 2023 le tariffe sono sostanzialmente rimaste invariate, perché chiaramente queste maggiori superfici hanno permesso di spalmare il carico Tari sulle maggiori superfici. Giusto per darvi un dato, ci tenevo sempre a fornirvi, se mi date giusto noi abbiamo come ruolo superfici di utenze domestiche, perdonatemi un attimo, voglio, perché ci stanno sulle tabelle, i numeri sono ricordati sempre molto piccoli, io nonostante gli occhiali non è che voglio vedere da dove. Allora, noi abbiamo come superfici domestiche circa 962.000 metri quadrati, se non leggo male, perdonatemi, perché è veramente molto piccola e la lente di ingrandimento non la so far funzionare bene. Sono circa 590.200 metri quadrati per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche
parliamo di circa 62.962, quindi chiaramente i metri quadrati delle utenze domestiche sono molto più numerose rispetto alle utenze non domestiche. E quindi questo è quanto. Ho fatto anche, giusto per darvi un ordine di idee, ho fatto fare delle simulazioni agli uffici per vedere mediamente sia per le utenze domestiche, ho preso diciamo, un utente tipo per metri, ad esempio un'abitazione di 100 metri quadri con un'abitazione di 100 metri quadri con un unico componente, diciamo che rimane sostanzialmente invariata. Ad esempio invece cioè cioè che quando pagava rispetto quando pagava, un attimo solo che glielo dico subito. Allora sì, con un componente rispetto al 2023 avremo un incremento di circa 15 euro, mentre con due componenti 17 euro, tre componenti 21 euro, quattro componenti 22 euro, è il differenziale con le tariffe del 2000, però facendo come superficie base standard 100 metri, è un calcolo fatto su i 100 metri. Consigliera Bac, parla a voce alta che l'ascolto. Poi per quanto riguarda invece le attività commerciali, ho fatto sempre una simulazione per un albergo con ristorante, 100 metri di albergo con ristorante per il 2023 dovrebbe pagare circa 50 euro, per il 2024 chiedo scusa, rispetto all'anno precedente circa 50 euro in più rispetto al 2023. E via di seguito anche un bar, posso fare un bar, stiamo intorno ai 70-80 euro circa, perché le tariffe chiaramente dei bar sono un po' più alte rispetto a un albergo senza ristorante, quindi ho preso le tariffe sono comunque allegate al PEF, quindi chiunque le può verificare, gli uffici sono a disposizione, quindi era giusto per fare per dare un ordine di grandezza. Poi ancora che cosa? Io sostanzialmente ho concluso e sono qua per eventuali domande chiarificatrici. Non ci sono problemi. Grazie alla nostra assessora Franca Savonari. Chi vuol prendere la parola sull'argomento? Il consigliere Giacomo, prego. Buonasera a tutti. Io vorrei già considerato il fatto che amministrazione, diciamo anche con ruoli diversi, ma che è apicale, penso che potrebbe rispondere anche alla domanda, cioè potrei rivolgermi al sindaco su alcune precisazioni per quanto riguarda il prezzo, penso che lo posso fare. Poi il sindaco dirà se può rispondere o meno rispetto a delle considerazioni. Penso che sia il prezzo. Quindi non era chiusa a chi espone, non no, l'altra persona. Io posso rivolgermi, pensa, al sindaco innanzitutto e poi all'assessore comunale. In questo momento vorrei rivolgere al sindaco. Voglio dire, il sindaco è una figura apicale, quindi è quello che dovrebbe conoscere, diciamo, tutte le materie e poi di distribuire tra gli assessori, diciamo, rispetto alle competenze degli assessori, le materie. Allora voglio dire, in primis è il sindaco che risponde, dice, io mi rivolgo al sindaco. Allora,
Per quanto riguarda l'aspetto delle entrate e dove c'è la parte delle detrazioni, che prima denunciava l'assessore, 44.358, noi abbiamo avuto come recupero di evasione, riscossione rispetto alla TARSU 261.758. Rispetto a questo dato, i 44.000 si riferiscono a una percentuale rispetto ai 24.000 metri quadrati in più, oppure sono frutto di altro? Prima domanda. Seconda domanda, sotto l'aspetto dei costi. Che percentuale rispetto al tempo impiegato, perché voglio dire, questi costi aumentano notevolmente il costo generale e alla fine il cittadino ne va a pagare. Queste sono le prime due domande, grazie. Stiamo parlando di numeri, quindi... Stiamo di numeri, lei li ha ricevuti. La ricevuti un biennello, lei li ha legato alla delibera. Non è che deve presidere, non è un'interrogazione questa, ma questo qua stiamo parlando di una delibera che l'hai sindaco, per favore. Sindaco, per favore. No, non è vietato nulla. Come non è vietato approcciare la risposta o meno. Queste risposte gliele potrà dare sicuramente l'assessore delegato a questo dato, perché ci sono delle tabelle che lei ha ricevuto, quindi sicuramente le avrà lette, quanto personale è caricato sulla spazzatura e quale è caricato. Quindi, dottoressa, se vuole illustrare al consigliere Giardullo, visto che non sa leggere... Se il consigliere Giardullo me lo consente, sono... Io ho fatto le visite. Posso? Io ho fatto richiesta al sindaco, vuol dire che il sindaco non è a conoscenza di dati anche importanti, voglio dire, l'apicale, il sindaco, che dovrebbe conoscere tutta la storia del comune, essendo che bisogno degli assessori. Scusi, per favore, ascoltiamo il consigliere. Mi sto rivolgendo al sindaco perché voglio dire, reputo che il sindaco possa darmi più certezza. Sei stato chiarissimo, grazie. Allora, come dicevo prima, in questa amministrazione ogni consigliere e ogni assessore ha le proprie competenze. E quindi questo caso dell'assessore al bilancio le potrà rispondere su tutte queste cose che è competenza sua. Non è che il sindaco deve sapere tutto di tutti a memoria. E uno deve
sapere per forza tutto a memoria. Ci sono le tabelle che lei ha ricevuto. Per questo sono gli allegati alla delibera dei consigli. Dottoressa, vuole rispondere? Io rispondo al vero consiglio comunale, che allora, per quanto riguarda la composizione dei costi e dei ricavi per le annualità 2024-2025, avevo già anticipato prima che si prendono come riferimento i dati del rendiconto di gestione dell'anno 2022. Infatti, qua vediamo che per ogni componente di costo, per la composizione dei costi del PEF, faccio un esempio, vanno inseriti i costi per l'attività di spazzamento e lavaggio strade, che di competenza del personale che è in carico all'ufficio tecnico, e praticamente abbiamo retribuzione tra le voci di costo, abbiamo la retribuzione del personale di spazzamento per 84.155, contributi previdenziali e assistenziali per sempre personale di spazzamento, IRAP, imposta regionale, personale di spazzamento, per un totale di 115.037 euro. Franca, io non ti ho chiesto il costo, il personale. Il personale che è addetto allo spazzamento. Quante persone? Ma sono inquadrati. Voglio dire, ci sono i soggetti che sono inquadrati al comune di Altavilla Silentino con la qualifica addetto allo spazzamento. Quindi dico. Quanti sono? Saranno 4-5, no, 4-5 quelli che sono addetti allo spazzamento e 5. Allora, poi dobbiamo per un fatto di privacy, posso dire no, non credo che posso dire no, ti dico soltanto che sono... Se lo ritenete opportuno. Se si devono fare nomi, cifre, eccetera, che riguardano, per favore, che riguardano la sfera personale di qualcuno, noi possiamo continuare porte chiuse. Ditemi voi, però non vorrei. Allora, io ho detto il numero sul numero 5. Sul numero va bene, sui nomi, perché. No, un attimo solo, perché non riesco bene a comprendere a suo punto né la richiesta, tantomeno la risposta, perché pare che mi sfugge sicuramente qualcosa, come sempre. Per favore, la tua domanda... Ma è chiaro che la domanda del consigliere Gianluca è provocatoria. Per favore, ma può essere provocatoria? Quando vogliamo la dobbiamo comprendere. La tua domanda, per favore, Enzo, qual è? Allora, Presidente. Per favore, fammi capire. Così, molto semplice. Se sappiamo in che categoria sono... Quindi non c'è bisogno... No, in che categoria sono questi 5 livelli? Tutti categoria B. Categoria A. Sono tutti A. Tutti A. Allora, Presidente, tutti caricati sullo spazzamento? Sì. Allora, di questi 5 che voi citate, 2 svolgono altre attività. Cioè, voi state caricando... E a questo punto qua non è importante dire per no. Favore, per favore, facciamo completare. Presidente, allora, io gli ho chiesto i nomi perché io non li ho visti, anzi, mi è sfuggito pure di chiedere all'ufficio, che forse era meglio che io lo chiedessi all'ufficio. Però noi non possiamo pagare, Presidente, noi non possiamo pagare, aumentare le tasse, noi stiamo aumentando le tasse impropriamente, stiamo mettendo le mani nelle tasche dei nostri concittadini inserendo personale che non svolge quel ruolo. Materialmente, 2 di questi... Scusami, allora mi sei alterato. Ma no, ma che dico?
dicono, non lo so, vai avanti, vai avanti. Dove sono queste 5 persone? Il costo, del costo. Quanto è il costo e quante sono le unità? Io stavo leggendo il costo. Io ho detto, ma il costo, caro Antonio Marra, è frutto del lavoro. Se un dipendente non svolge quell'attività, tu perché lo carichi sul costo e aumenti la bolletta dei nostri concittadini? Ma ti faccio un'altra domanda, te la faccio io, fammi finire di, poi dopo continui, giusto per chiarire il concetto, che ha ragione l'assessore Mar, qua parliamo di numeri, non di persone. Ti faccio un esempio, dobbiamo... Stavo dicendo, allora abbiamo detto che la componente di costo ci sta quella dell'ufficio tecnico, che abbiamo appunto un costo di 115.000 euro, poi abbiamo anche la componente di costo per quanto riguarda l'ufficio tributi, allora abbiamo l'ufficio tributi che sono circa più diciamo la quota del contratto di gestione della TAD più i soggetti che si occupano all'interno dell'ufficio tributi, abbiamo circa altri 63.000 euro. Poi abbiamo i costi generali di gestione. Quanto costa il servizio? Allora, quanto costa il servizio che svolge la nuova società? Che oltretutto non penso che faccia solo la TAR, quello va ripartito. È stato ripartito. Ma quant'è il costo annuo? È stato ripartito. No, il costo annuo della società, quant'è? Sono allora riportato nel PEF, sono 40.816 euro. Scusate, ma voi avete fatto un contratto di servizio con questa società per 40.000 euro, voi lo riportate tutto. Ma non è 40.000 euro, ma vediti il bilancio di previsione, ma vediti che l'abbiamo già approvato il bilancio di previsione. Allora, assessore, noi stiamo parlando di costi che fanno aumentare le bollette che pagano i nostri concittadini. Se io ci metto 40.000 euro che è il costo di servizio, che penso che se chiediamo al responsabile, Presidente, ci può dare il numero del costo della società Gamma. Se lo riterremo, tu continua per favore, poi se lo riterremo necessario. Il costo è 40.000 euro. Allora, se voglio dire, la società Gamma non fa solo la TARI, quel costo va ripartito in percentuale. Ma è stato ripartito, consigliere Giadun, lei la deve smettere di fare sempre lo show. Non così, sta facendo delle domande il consigliere. Tu hai tutti gli elementi. Presidente, sta facendo delle affermazioni che non sono me. E quindi mi consenta. Tu hai tutte le argomentazioni, la documentazione, la preparazione, i dati per poter dire se quanto affermato dal consigliere Giardullo è corretto. Allora, io per questo chiedo che al presidente di chiedere, diciamo, al responsabile quanto è il costo di gestione dei tributi. È molto semplice, c'è una determina, la determina è di circa 40.000 euro, se voi li mettete tutti sulla spazzatura state caricando soldi extra, mentre negli altri comuni la percentuale scende, ad Altavilla, caso strano, l'aumento della bollettazione aumenta. Non si capisce il perché. Allora, se noi inseriamo costi che non sono poi dovuti, voi li dovete defalcare, assolutamente li dovete defalcare, perché volete far pagare al cittadino? Questo è un assurdo, cioè voi state dichiarando, perché voi lo dichiarate, ci sono 5 categorie A, se tutte e 5 le categorie A, e io diciamo, se vado a mente a memoria, conosco tutte e 5,
Io so che due di questi cinque potrebbero fare un'altra attività. Se fanno un'altra attività, sempre categoria A, sono, ma non vanno caricati sul ruolo della spazzatura. Se la società Gamma, oltre a fare IMU, tagli e quant'altro, voi dovete ripartire in termini percentuali il costo. Questo così si fa. Non è che ci mettiamo tutti i costi all'interno della spazzatura e aumentano i costi. Aumentano per chi? Per i cittadini. Ma chi lo fa, non è aumentato niente, 17 euro. Ma per una famiglia che molto probabilmente non arriva nemmeno al 27, al 15, 17 euro sul soldo. Dicevo, Comune di Capaccio, rispetto diciamo all'evasione, ha ridotto la Tari del 28%, altrimenti rispetto all'evasione, perché noi abbiamo calcolato 24.000 metri quadrati in più rapporto diciamo ai 590.000, cioè aumenta il costo della gestione, allora qualcosa non va. Carissimo consigliere Giarduno, le dico però che il PEF, cioè non è, noi l'abbiamo proposto, l'EDA ce l'ha validato, però come al solito lei è poco attento, perché Gamma Tributi è nuova, noi abbiamo detto che stiamo ragionando dei dati storicizzati 2022, dove Gamma Tributi non c'è, quindi vede che lei sta facendo, sta dicendo delle inesattezze, sta dicendo delle inesattezze, e nel PEF, ma si legga nella relazione che ha fatto lei, dove i dati sono storicizzati nel 2022 non c'era neanche Gamma Tributi. Facciamo completare, cioè se vogliamo poi qua spettacolarizzare lo possiamo fare, però si legga bene i dati, consigliere Giorduri, se li legga. Posso leggere? Allora, assessore, rispetto, voglio dire, ma vogliamo dirci bugie, ce le possiamo venire. Cioè, storicizzato, io oggi, nel 2023, io ho un contratto con Gamma Tributi, io lo so, io quando ci ho fatto i calcoli, Gamma Tributi è quella che praticamente fa, diciamo, svolge un front office rispetto, diciamo, al fatto che manca qualche dipendente, e Gamma Tributi, oltre a fare la Tari, fa pure l'IMU. Rispetto a questo, voi non potete caricare 40.000 euro, ne dovete caricare, penso, 30.000, 10.000, 15.000, 20.000 rispetto alla percentuale di lavoro che viene fatto. Funziona così. Perciò l'assessore Caparici, ma nel 2022, assessore, lei ha i dati e pertanto deve utilizzare i dati attuali, perché noi stiamo facendo pagare ai nostri concittadini soldi in più. Così è da ridere, non lo stabilisce il comune di Altavilla Silentina quali dati prende. Nel 2022 c'è, sono dati storicizzati e c'è la Cretet che faceva il servizio ordinario per un costo molto più elevato. Con Gamma Tributi abbiamo lo stesso servizio ripartito, siamo riusciti a spuntare un prezzo molto più basso. E lei dica la verità, non dica bugie lei. No, no, lei sta dicendo perché nei dati storicizzati non c'è la Gamma Tributi e non è il comune di Altavilla Silentina rispetto alla norma, e se la norma prevede che bisogna prendere come base il rendiconto 2022, ma non lo dice neanche il comune di Altavilla Silentina, è lei che lo dice. Quindi la smetta di fare propaganda. Presidente, se ogni volta l'assessore chiama bugiardo, voglio dire, è una volta, due, tre. Dopodiché, ascoltami, ma io ti ho lasciato parlare, diciamo un po', a un certo punto c'è pure l'alzata di voce, ma è il tono e questo lo comprendo, però le voglio dire che noi stiamo facendo pagare oggi nel 2024, perché noi stiamo oggi siamo qua riuniti per approvare le tariffe. E per me voi state facendo pagare soldi in più rispetto a un personale che non lavora e rispetto alla società di servizi che andrebbe deputata nel 50%. Questa è la prima cosa. Seconda cosa. Assessore, un'altra cosa. Il concetto di far pagare
perché io mi ricordo che c'era pure uno slogan, pagare tutti, pagare meno, che invece pagare tutti ma pagare in più, che se è aumentato significa che stiamo pagando in più. Assessore, un'altra cosa, lei mi deve far capire, rispetto alle persone che vivono in questi 100 metri quadrati, no? Lei mi deve far capire, se c'è una persona in 100 metri quadrati, oltre ad avere la deputazione del 20%, ma questa persona produce lo stesso peso rispetto a due persone. Allora, con l'unico cubano nel regolamento è prevista già la registrazione. No, quindi non capisco lei. Allora sì, noi ci arriviamo insieme. Ci arriviamo insieme. Allora, un occupato, ad un occupato viene calcolata 180 euro. 180 euro. Due persone che penso che si raddoppia il peso. Proprio, cioè voglio dire, esigenze personali, due persone penso che sporcano di più. La differenza tra una persona e due persone è di 13 euro. Cioè, voglio dire, se una persona che è sola, facciamo il caso, diciamo, di tante nostre nonne, di tante persone. Fammi faccia rispondere da sì, forse è meglio. Se due persone, no, consumano di più, cioè due persone pagano 13 euro in più rispetto alla persona. Franco, faccio un esempio se tu me lo consenti, no? A casa dove c'è una persona che vive da sola, ok? Questa persona che vive da sola paga 180 euro. Ma se insieme a questa persona ci fosse un'altra persona, dovrebbe pagare quasi il doppio, diciamo di no, ma una percentuale maggiore. Cioè, perché state caricando sul singolo? Che voglio dire, se noi andiamo a mettere 6 persone nel nucleo, noi passiamo a 333. Ma come l'avete fatto questo rapporto? Com'è? Come l'avete fatto questo rapporto? Rispetto a che cosa? Rispetto alle persone. E allora le persone dobbiamo decidere. Ogni persona quando ha un peso di 70 euro, 80 euro, allora dovremmo ridurre, diciamo, la prima fascia. Perché gli fate pagare 180 euro a chi è unico occupante? Questo è. Grazie. Allora, innanzitutto spieghiamo bene come si compone qua quei 180 euro di cui lei parla. Lui sa, siccome innanzitutto ci sta una quota fissa che è funzione dei metri, poi ci sta una quota variabile che è, che è funzione del numero dei componenti. Questa chiaramente. Io dicevo questa e questa. Abbiamo la stessa carta, così almeno non. È funzione chiaramente del numero. Questo no, del... aspetta che no, siamo noi che c'è un'altra carta, è tutto da dire. Però quello che sta leggendo lei, un attimo solo. Quindi stavo dicendo che si compone di una quota fissa che è funzione dei metri quadrati e di una quota variabile che è, chiaramente viene calcolata in base al numero dei componenti, il nucleo familiare. Nel regolamento già è previsto che questo è chiaramente 180 euro, l'esempio che ha fatto lei, senza considerare la riduzione che è prevista, che viene applicata, diciamo, direttamente. Quindi l'unico occupante già ottiene di una riduzione che è del 20 o 30%, non rammento neanche bene.
del 20%. Francesca, sì. Dici la verità, l'anno scorso era il 20%, quest'anno il 30%. Sì, sì, io ho fatto, ho detto, lo stavo dicendo. Il 10%, perché non volevi ricordare le cose? No, ma io lo no, no. Scusami, posso intervenire un momento? Un momento, facciamo completare un attimo l'assessore. Sta dicendo un'altra cosa che secondo me è la logica. Non è che a 20-30%. Facciamo continuare l'assessore, poi intervenite sull'argomento. Ma questa è logica. Ma guardate, ma forse voi pensate una cosa, che le tariffe sono il frutto di un calcolo, per questo si elabora il FEI, sono frutto di un calcolo, voglio dire, matematico, che viene fuori da una serie di indici in base a, ci sono dei parametri, non è che lo, chiaramente, Enzo, sei una persona, io credo, e ho sempre saputo che sei una persona dotata di media intelligenza come lo siamo tutti quanti noi. Tu sei per, di meglio, per, ho detto come lo siamo tutti quanti noi. Per favore, sulla, torno, sì, sì, torno sull'argomento. Noi dobbiamo stare molto, molto attenti quando facciamo certe affermazioni. Allora, la coperta, se noi poiché il ruolo tale, noi sappiamo, tanto spendiamo, tanto viene entrato. Le tariffe vengono fatte in base a una serie di indici matematici che non ho stabilito io, non avete stabilito, c'è una norma, in base anche ai dati che sono inseriti nel test. Si può scegliere alla fine quali sono, se noi andiamo a privilegiare una categoria, inevitabilmente ne dobbiamo penalizzare un'altra, per appunto far sì che il ruolo tale tanto si spende, tanto deve entrare. È là che entra in gioco il meccanismo delle agevolazioni e esenzioni che si può fare attraverso introducendole nel regolamento. E l'ultimo regolamento tale che è stato fatto, ci stanno una serie di agevolazioni di cui tante persone possono beneficiare, come quello che mi ha ricordato il nostro sempre attento assessore Mara, dove appunto la riduzione è del 30%, l'abbiamo addirittura aumentata rispetto all'anno prima. Ma alle persone singole. Alle persone singole, quindi. Ma non sto ingazzando, per favore, per favore, per favore, facciamo continuare, consigliere Giuliano, Emilio, per favore. Per favore, Emilio, fai continuare. Continua, Franco, per piacere. Fai continuare, per favore, non intervenire. Emilio, allora anche tu devi stare. Se ti ho detto che 180 euro è standard, applicando una riduzione del 30%, non paga più 180 euro. Ci vogliamo mettere qua a fare i conti con la calcolatrice. Allora, se volete far passare il messaggio che noi vogliamo, come si dice, perseguitare le persone, questa, anzi io, se fossi il consigliere Giarduno, visto che ha avuto la fortuna di amministrare per gli anni passati, andiamo a vedere la percentuale di riscossione degli anni precedenti. Altavilla era il paese dei balocchi, c'è stato per un periodo, Altavilla Silentina è stato il paese dei balocchi, hanno per pagato favore, sempre e solo il per favore, torniamo quindi si fosse preoccupato di argomento, per favore, torniamo sul specifico argomento. Di questo avremo modo eventualmente di trattare, non è questa la sede, non è questo il punto all'ordine del giorno. Non è questa la sede, non è questo il punto all'ordine del giorno. Per concludere, per favore. Voglio solo ricordare all'assessore che il primo atto che fece il sindaco Antonio Di Pero fu quello di fare delle verifiche, cioè voglio dire, noi già l'abbiamo fatto, quando ci insediamo lo facemmo e fummo anche criticati da chi oggi diciamo. Ho chiesto all'assessore di fermarsi e di tornare sulla volevo solo ricordarlo, lo chiedo pure a te. È molto più giovane di me, non hai necessità di farlo perché si studiano anche i documenti degli anni precedenti. Ti ringrazio per questo, ma vai avanti sul punto per favore. No, allora voglio dire, sul punto, il punto è semplice: se voi mettete come diciamo il costo principale, oltre diciamo
al conteggio dei metri quadrati, caricato 180 euro sulla persona singola, 193 due persone, tre persone che consumano tre volte tanto quando consuma la vecchietta, no? Io avrei tolto, assessore, il 30% e avrei messo una tariffa di 60 euro, perché voglio dire, capisco che lo sta consumando di meno, così si fa una politica, no? Cioè il 30% è quasi come la presa per i fondelli. E perché la presa per fondelli? Se noi togliamo il 30% a 180, siamo a 150, 33 parole, mi dico a 50, a 136. Significa che il secondo occupante è messo a pagare i 70. Questa è la differenza, quel qua ti volevo io e ti ho chiesto lumi. Allora, facciamo una bella proposta, riduciamo a 60 euro se persone singole, e se ci sono più componenti, essendo che consumano di più, pagano qualcosa in più, ma è giustificato. E poi, rispetto anche al fatto che aumenta la bollettazione solo nel comune di Altavilla Silentina, dopo che abbiamo dato non so quanti soldi alla Creset, se mettiamo i due contratti, uno da 90 e uno da 70, 80 mila euro, che ci dobbiamo ricordare, assessore, quando lei fece, diciamo, presentò, diciamo, anche il rinnovo, oggi mi deve dire come mai l'altra, la gamma si piglia 40 mila euro. E mi ha speso 50, 30, 70 mila euro, soldi dei cittadini, oltretutto. Però voglio ritornare sull'argomento, perché alla fine il 30% è un palliativo, ma sta persona singola sta pagando comunque 140 euro, significa che il secondo componente non dovrebbe pagare 280, ma almeno 30, 40, il terzo, perciò lo dovete fare a scaglioni rispetto a chi è che, diciamo, produce più immondizie. Poi i metri quadrati sono a parte. Se uno deve una villa di 1000 metri quadrati, madonna mia, quello è un costo che viene a parte, ma la giunta, mi devo fermare? No, devi continuare, concludi questo Vabbè, io mi fermo qua, voglio dire, penso che è chiaro a noi, è chiaro forse pure a qualcuno della maggioranza, questi costi in più che comunque fanno lievitare, voglio dire, la Tari, costi messi impropriamente, perché voglio dire, vediamo anche in settimana di fare una verifica con l'ufficio ragioneria e poi mandiamo i dati, diciamo, all'ente d'ambito per fare una verifica effettivamente se quelli sono i costi o meno che andavano poi indicati nel piano. Grazie. Certo, volevo ricordare al consigliere Giorduro che l'incremento che lei dice tra un 1, 2, 3 componenti, chiaramente non è in maniera uguale, in maniera proporzionale, sono in base sempre a quegli indici che non stabiliamo noi. Quindi no, ci sono. Ma lei perché vuole fare affermazioni che non sono corrette, le vuole solo perché alza la voce, pensa che siano per forza lei portatore della verità? Ma lei non è portatore della verità, carissimo consigliere Giardullo. Noi, consigliere Giardullo, non è il numero come lei, 180. Lei sta facendo delle sta facendo la sua semplicemente speculazione, lei sta facendo propaganda, perché lei sa benissimo che se lo togli da una parte lo devi mettere da un'altra. L'ha detto lei più volte, ma non lo stabilo, c'è un incremento che non è direttamente proporzionale in base al numero dei componenti, non lo stabilisco io, si facciano il ripasso di matematica. Per favore però, assessore, torniamo sull'argomento. Se c'è qualche altro intervento, qualche altro richiesta di chiarimento, tu Lucia, prego, la consigliera. Buonasera a tutti. Allora, no, solo una cosa che prima quando l'assessore parlava mi è venuto un po' di dubbio. Franca, tu hai parlato di incremento, no? Hai dato anche delle cifre. Mica me le potresti rileggere perché ho un piccolo dubbio. Ma proprio qua cifre di 100 metri quadrati, non pare che vedo una cosa. Queste sono delle simulazioni che ho fatto fare io per rendermi conto.
quella della realtà, no? Per un abitante più o meno l'incremento su 100 metri quadrati quando potrebbe essere? Mi hai parlato di 15 euro. Per due abitanti? Per due abitanti 17 euro. Ecco, è questo che diceva Enzo. Cioè, è possibile che per due abitanti c'è un incremento di 2 euro su 100 metri quadrati? No, ma questo è però no. Facciamo lo stesso. Vi prego, vi prego. Gli dà un po' fastidio che noi diciamo portiamo alla luce, ma penso che sia una cosa naturale, forse nemmeno la consigliera dice, ma stiamo a puntare i 17 euro a quella persona, è una persona che dà mai più, dice, è vero, sì, perché è il calcolo che sbagliava. E quando lei faceva riferimento alla coperta, lei la coperta non è che la deve tirare, lei la deve mettere. Non si tira la coperta, assessore. No, la coperta si distrugge. Assessore, però non si tira. Allora, se tiriamo la coperta vuol dire che non stiamo per seguire. Sì. L'argomento. Ok, va bene. È finito. Penso di essere stato. C'è qualche altra cosa? Richiesta di chiarimento? Altro? Ditemi. Abbiamo completato la discussione, possiamo passare alla votazione. Si passa alla votazione per approvare il quarto punto all'ordine del giorno. Prego, dichiarazione di voto. Allora, il nostro è un voto contrario rispetto a due elementi. Primo, è il caricamento di costi maggiori rispetto a quelli reali, e il secondo elemento è quello di, come abbiamo detto prima, di ridurre notevolmente a chi è che sta, un unico abitante non può pagare 136 euro come quota di reddito. In base al reddito, no, il reddito non è contemporaneo. Questo è il nostro voto. C'è la dichiarazione di voto, se è necessario, non è fondamentale, se il nostro lavoro, no, dimmi, passiamo direttamente al
alle votazioni. Quindi passiamo a votare l'approvazione del quarto punto all'ordine del giorno, approvazione delle direttive della tassa sui rifiuti TASI da applicare nell'anno 2024, presa data del tempo pluriennale 2024-25. Favorevole. Chi si astiene? Favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari 4 contrari. Quindi, sì, su 13 votanti, 9 favorevoli, 4 contrari e nessuno astenuto. Per questa c'è la necessità di si passa alla votazione per l'immediata esecutività della delibera, che è favorevole. Chi si astiene? Favorevoli 9, astenuti nessuno, chi è contrario? Contrari 4, come prima. Passiamo quindi adesso al quinto punto all'ordine del giorno, che è approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267-2000, relazione la nostra assessore al bilancio Franca Saponari. Proposta di delibera di consiglio numero 30 avente ad oggetto approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 DL 267-2000. Se siete d'accordo, passo a leggere direttamente la proposta nella parte dove si propone appunto di deliberare. Siete d'accordo sulla proposta dell'assessore? Ditemi. Va bene? Se l'assessore non si parla. Senza commenti, siete io posso anche leggere. Senza commenti, siete d'accordo a leggere? È per agevolare. Sì o no? Ditemi. Va bene? Allora, si propone di approvare ai sensi dell'articolo 227,2 del decreto legislativo 267-2000 e dell'articolo 18,1 lettera B del decreto legislativo 118 2011 rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2023, redatto secondo lo schema allegato 10 al decreto legislativo 118-2011. Allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato da tutti i documenti in premessa richiamati, di accertare sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2023 un risultato di amministrazione pari a 4.902,08, di cui disponibile euro 47.313,09, al netto della parte accantonata e vincolata, di dare atto che economica presenta un risultato di esercizio pari ad euro 1.544.132,03, che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di euro 18.005.912,03 e un fondo di dotazione di euro 0. Di dare atto che questo ente, sulla base delle tabelle di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto interministeriale interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2023, risulta non essere deficitario. Di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato numero 10, il conto del bilancio dell'esercizio 2023 evidenzia, ai sensi dell'articolo 1,821, legge 145-2018, un risultato di competenza pari ad euro 797.458,52, equilibrio V1 non negativo, nonché rispetto dell'equilibrio di bilancio W2, di pubblicare il rendiconto nella gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, così come modificato con decreto ministeriale del 29 aprile 2016,
di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2023 al BEDAP, banca dati della pubblica amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 2016, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000 e anche al fine di procedere con celerità all'invio del rendiconto al BEDAP e alla Corte dei Conti. Questo è quanto proponiamo di deliberare. No, continuo perché devo veramente farò una breve relazione sull'andamento appunto dei conti del Comune di Altavilla Silentina per l'anno 2023. Il rendiconto rappresenta un documento contabile che sintetizza in modo esaustivo l'attività finanziaria ed economica dell'ente in un determinato periodo annuale, nel nostro caso il 2023. Dal rendiconto noi riusciamo ad attingere una serie di informazioni molto importanti, quali sono state le entrate, le spese effettuate, lo stato del patrimonio, i risultati finanziari e anche una serie di analisi e di dati abbiamo che forniscono un quadro, diciamo, completo sulla situazione economica dell'ente, cioè sul suo stato di salute dal punto di vista sia economico che finanziario. Il rendiconto è dal punto di vista normativo è disciplinato dalle specifiche disposizioni che sono contenute nel TUEL, sarebbe il testo unico enti locali, e in tutta la legislazione poi di settore. Infatti il TUEL prevede all'articolo 227 che per gli enti locali esiste l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto generale, comprensivo sia del conto economico che del conto del patrimonio e anche delle note integrative. Allora, i dati principali che andiamo ad analizzare, ossia quelli più importanti, per l'anno 2023 il Comune di Altavilla Silentina ha avuto un risultato di amministrazione che pare a 4.902,08, da cui va dedotta la parte accantonata che è pari ad euro 3.345.310,17 e la parte vincolata che la troviamo nell'allegato A2 609.278,82, che ciò ha determinato un avanzo libero di 47.313,09. Vi voglio leggere più nel dettaglio appunto il prospetto dimostrativo del nostro risultato di amministrazione, nel senso come siamo arrivati ad avere appunto un risultato di amministrazione di 4 milioni di euro con un avanzo libero da poter utilizzare a certe condizioni di 47.313. Si compone innanzitutto il risultato di amministrazione, come abbiamo detto, da questo risultato di amministrazione noi dobbiamo togliere alcune voci di cui vi voglio elencare, ad esempio il fondo crediti dubbia esigibilità che rispetto all'anno precedente ha avuto un decremento di 90.582 che è indice di una maggiore capacità di riscossione che si è concretizzata nell'ultimo anno, e quindi aumentando la capacità di riscossione, poiché per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ci sono dei parametri da rispettare, cioè non è un numero che si può indicare in maniera libera, e quindi avendo abbassato il fondo crediti dubbia esigibilità, ciò ci ha permesso anche di aumentare poi alla fine la possibilità di avere un avanzo maggiore. Poi ci sono dal risultato di amministrazione, oltre al fondo crediti dubbia
esigibilità, quando comunque ci sono degli accantonamenti, di legge che, a cui non ci possiamo sottrarre. E alla fine faccio un esempio da tutti: ad esempio, noi ci sta il fondo anticipazioni di liquidità, il fondo contenzioso che è per 200.000 euro, e poi ci sono altri accantonamenti, ad esempio nel fondo altri accantonamenti ci sono il fondo garanzia debiti commerciali, nel senso che l'ente deve sempre garantire appunto il pagamento dei debiti commerciali, quindi ci sta un obbligo di legge che impone di fare degli accantonamenti. E questo alla fine ci ha portato ad avere appunto questo avanzo di 47.313, diciamo un po' più basso che l'anno scorso, è stato un po' più alto, però l'importante è che siano stati rispettati tutti, diciamo, i parametri previsti. Ad esempio, il comune di Altavilla Silentino ha raggiunto, comunque non è un comune deficitario, cioè abbiamo praticamente una certa solidità, cioè una certa stabilità gestionale. Infatti gli equilibri di bilancio, il comune di Altavilla Silentina, che sono imposti dalla legge, sono stati rispettati appieno, sia per quanto riguarda l'indice, il W1, che considera diciamo le entrate dei titoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le spese dei titoli 1, 2 e 3, il titolo 4, oltre al fondo pluriennale vincolato, e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione ci ha dato appunto un valore positivo di 797.458. Poi abbiamo anche l'indice, il V2, che considera le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di previsione, sempre hanno rispettato comunque i parametri previsti, e ha un valore di 134.341. Non voglio comunque tediarvi ulteriormente, però in conclusione possiamo affermare che il comune dei dati contabili, che l'ente, cioè l'ente non ha, il comune di Altavilla Silentina, nella redazione del bilancio di previsione, che ora si è chiaramente a esercizio finito il 2023, cioè andiamo ad approvare, vedere se le previsioni che avevamo fatto sul 2023 si sono tramutate poi in quello che è il bilancio consuntivo 2023. E infatti non si è verificato che l'ente abbia sovrastimato entrate o che non hanno trovato loro realizzazione, e né c'è stato, diciamo, gli accantonamenti sono stati effettuati sempre sulla base dei dati contabili, sono stati fatti, diciamo, con cautela, quindi non ci sono stati delle previsioni che non sono state trovate giustificazioni nel bilancio consuntivo. Una cosa importante c'è da dire, che la stabilità l'equilibrio che è riportato nel bilancio del nostro comune scaturisce anche da un'attività da parte degli uffici e dalla volontà di questa amministrazione avviata nell'arco dell'anno 2023, per quanto riguarda, si sta ponendo molta attenzione alla razionalizzazione della spesa corrente, alla riduzione dei tempi medi di pagamento, e anche le entrate sono, le entrate correnti sono appunto, si è posta molta attenzione all'accertamento delle entrate correnti per cassa, portando così nel tempo ad una maggiore riduzione da parte dell'ente dei residui attivi. E sottolineo sempre che la società, quindi, che è deputata alla riscossione, ma all'attività di accertamento per conto del comune di Altavilla Silentina, sta svolgendo un'attività di incassi relativamente agli atti emessi
che si aggira intorno al 13-15%, considerando anche che è data la possibilità ai contribuenti di effettuare dei piani di rateizzo, che questo chiaramente genera da parte dell'ente diciamo il posticipo del realizzo effettivo dell'incasso, che poi a volte è a cavallo tra due anni. L'attività di accertamento svolta negli ultimi tre anni in merito ai tributi comunali ci ha permesso anche, diciamo appunto, di si sta cercando di andare, l'ho detto anche già prima, di porre molta attenzione sempre al tema tributi, perché l'obiettivo deve essere quello di, nonostante ci sia il fatto congiunturale che cioè gli enti locali ormai hanno come l'unica fonte di sostentamento sono i tributi locali, cioè l'obiettivo deve essere quello di contenerli il più possibile, anche se visto l'aumento del costo dei servizi non è sempre così facile. Per questo stiamo ponendo molto l'attenzione, l'ho detto anche prima, di cercare di scovare quanto più possibile situazioni critiche che danno luogo ad evasione, perché non è giusto che appunto poche persone paghino anche per quelli che poi usufruiscono dei servizi e non pagano il corrispettivo per appunto usufruire del servizio. Un attimo solo. Comunque questo è in linea di massima le considerazioni da fare, se avete delle domande io sono qua, grazie. Grazie all'assessore per l'intervento. Chi vuole prendere la parola sull'argomento? Il consigliere Giorgio, prego Enzo. Parto dalle affermazioni poc'anzi fatte dall'assessore, che praticamente non avete, diciamo, sovrastimato le entrate, giusto assessore? Ha detto questo? Sì. E proprio perché, diciamo, lei, non diciamo che ha poca memoria, però voglio dire, in sostanza voi avete sovrastimato per 580.000 euro le entrate sul bilancio di previsione, e glielo rammento. Ciò, voglio dire, se è un'affermazione che la mandate, voglio dire, tributi e violazioni, 600.000 euro messi, diciamo, come previsione, 319.000 incassati, differenza 280.000. Secondo lei è una sovrastima delle entrate? Io penso di sì. Significa che avete falsificato il bilancio di previsione, assessore, già glielo dissi, se ricordo bene. Sanzioni su violazioni e tributi. 180.000 euro inseriti nel bilancio di previsione, 77.000 euro incassati, sovrastima di 102.000 euro. Interessi su violazioni di tributi, se avete inserito 261.528, ne avete incassati solo 63.000 euro, avete sovrastimato di 197.000 euro. Allora, la somma di 280 più 102 più 197, assesso fa 580, 505, bugia, avete sovrastimato le entrate.
lei ha fatto ancora un'altra affermazione, assessore. Voglio dire, quando diciamo, si esprime diciamo, un concetto, si porta la discussione diciamo, in questo Consiglio Comunale, lei ha detto che se non fosse stato per la riscossione, significa che l'abbassamento del fondo di credito di dubbia esigibilità, voi oggi molto probabilmente sareste con un segno meno. Affermazioni fatte da lei, non l'ho detto io, assessore. Ho detto, ma non nei termini in cui lo sta riferendo lei. Voglio dire, dobbiamo ringraziare la riscossione perché ha abbassato il fondo di credito. Voglio dire, uno quando va, poi gli dice, si piglia le responsabilità di quello che dice. Io non è che le sto dicendo altro. E ritorniamo a quanto avete detto, diciamo, nelle linee programmatiche, la riduzione delle tasse, e ritornate ancora, stiamo lavorando, cioè voglio dire, la Crescent è qui da quanti anni? 1, 2, 3, ce le abbiamo fatte, e abbiamo fatto il rinnovo, 4 anni! Avete scovato, penso, no? Se no, voglio dire, qual è stata l'attività di questa società? E voi ci venite a dire che stiamo lavorando per la riduzione. Forse volevi dire ai nostri concittadini, o la prossima volta che ci andiamo a candidare, prima delle elezioni riduciamo di 20, 30, 40 euro a monnezza, no? E così voi ci date il voto. I cittadini devono sapere che voi 4 anni, questo è il terzo anno di fine, che aumentate il costo dell'immondizia rispetto a questo bilancio. Il nostro voto, il mio, penso anche dei colleghi che siedono da quest'altra parte, è un voto diciamo negativo rispetto anche alle bugie dette durante la presentazione del bilancio di previsione, perché se voi aveste messo diciamo i costi, le entrate veritiere, voi il bilancio nel 2023 non avete chiuso. Questa è la verità, e spero che, segretario, vengono inviate alla Corte dei Conti, perché voglio dire, è pur vero che diciamo, c'è stata da parte della Crescent e c'è stato diciamo, questo incremento, ma se non ci fossero state, caro assessore, queste entrate, io vedo tempi molto ma molto bui, io vedo tempi ma molto bui per il nostro, diciamo, i nostri conti del bilancio, perché se noi rispetto diciamo all'entrata 3,1977 su 400 e 4,60, voglio dire, eravamo a meno bocciati, se sono bocciati, eravamo bocciati e dovevamo ripetere l'anno. Comunque vabbè, il nostro è un voto negativo rispetto diciamo alle bugie dette quando facemmo richiesta in Consiglio Comunale, rispetto, e glielo voglio ricordare, ai capitoli 31, 31.1, assessore, e 31.2, diciamo che siamo stati quasi derisi, ma non va bene, voglio dire, perché se un consigliere, anche di opposizione, porta all'interno della discussione elementi veritieri, ogni tanto dice, ma chi si può dare ragione? Prendiamo in considerazione almeno quello che viene detto, però qua vince una cosa, meglio che lo diciamo così, se lo dice uno dell'opposizione o se lo dico io, posso assicurare che c'è, come si potrebbe definire, ordine tassativo contro lui,
voglio dire, ogni tanto, voglio dire, uno potrebbe anche dire, forse hai ragione, e cerchiamo di, io ho fatto l'assessore pure con il consigliere, l'assessore Manda, voglio dire, cioè, penso che quando veniva dall'altra parte qualche elemento positivo lo prendevamo pure in considerazione, però voglio dire, è tutto negativo. Allora, voglio dire, andate avanti così, ringraziamo allora il fondo di credito di dubbia esigibilità se vi ha consentito di avere un residuo, cioè su 4.047.000 euro, è molto, lo 0,01 penso, stiamo parlando, no? Rispetto all'avanzo. E questo è il nostro voto, il voto, diciamo, nettamente negativo. Noi non lo possiamo bocciare, voi lo approvate perché diciamo, c'è la continuità negli atti amministrativi ed è anche giusto che, però voglio dire ogni tanto guardate bene pure il capo perché potreste anche diciamo, approvare cose che poi non rispecchiano quelle che sono poi le norme diciamo, amministrative e contabili. Grazie. Grazie per l'intervento. Per la replica, l'assessore. Per quanto riguarda il punto 1 delle somme di cui dice il consigliere Giorduli, io credo che possa il segretario abbia adempiuto alla richiesta fatta dell'invio dei documenti e credo che ad oggi il punto 1 rispetto a quello che ha detto. Sì, 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 no, no, lei ha fatto delle affermazioni dicendo che noi abbiamo falsificato, però. Detto che avevamo inserito dei dati che non andavano che non andavano inseriti, però non lo dico. Io le sto chiedendo, quello che lei ha fatto un'affermazione dicendo che non c'erano stati, c'era stata una sovrastima delle entrate. Io le ho portato l'esempio della sovrastima, già bruciata, lei non io, ci sarà un organo terzo che deciderà se sono io la bugiarda o meno, carissimo consigliere Giardullo, ma come si permette di fare una bugiarda? Lei ha fatto un'affermazione dicendo che non sono state sovrastimate. È stato chiarissimo l'intervento, non lo deve ripetere, grazie. Per favore, Franca, torna. Allora, se non fosse come dice lei, il bilancio di previsione non servirebbe a niente, il bilancio consuntivo non serve. Per questo ci sono due tipologie di bilanci, previsione e consuntivo. Questo serve, carissimo. Poi una cosa ci tenevo a dire, volevo, per quanto riguarda l'attività di riscossione della Creset che viene tanto demonizzata, volevo dare un po' di dati per, giusto per informare chi ci segue, la cittadinanza. Allora, nel periodo compreso che va dal 2022 al 2024 è stato affidato alla Creset un carico di 4.470.982,96. L'importo riscosso, chiaramente le attività sono ancora in corso perché le procedure per la riscossione coattiva sono anche abbastanza lunghe, quindi l'importo riscosso ad oggi sono di circa 400.000 euro, che corrisponde circa al 10% del carico. Nel 2023, per una chiarezza ai cittadini, di questi 400.000, quant'è la percentuale che lei destina al Creset? Così, è semplice, no? Così è più si fa. Sui 400.000 di discussione, lei alla Creset quando gli ha dovuto fare? No, noi facciamo su quello appunto incassato, me la devo ricordare, non me la ricordo la cellulare, in questo momento, però ci tengo a precisare che non è sull'accertato, ma sull'effettivo no, perché lei ci ha provato anche l'altra volta, carissimo consigliere Giardullo, nel fornire sempre informazioni. No, lei ci ha provato l'altra volta, nel dire che era sull'accertato, quindi quindi le attività sono ancora in corso e i frutti chiaramente ci stanno le dilazioni, c'è gente che ha aderito e sta facendo le dilazioni, ci stanno tutte le procedure di riscossione coattiva che vanno, ad esempio ci sono 2.000
470 prese in carico, 559 solleciti post ingiunzione per 211.000 euro emessi per gli atti con importi inferiori a 1.000 euro. Sono state effettuate 1.356 misure ACI tra per 2 milioni e passa di euro, con riscontro positivo per 329 contribuenti, per un carico di 581.000 euro, ai quali sono stati inviati preavvisi di fermo. Poi sono state effettuate iscrizioni di fermo amministrativo per 45.000 euro, sono stati notificati 297 avvisi di intimazioni pre-pignoramento ex articolo 50, pari circa quasi a 550.000 euro, 70 pignoramenti presso terzi. Sta dicendo l'assessore, cioè, sta raccontando che ha messo le mani nelle tasche dei cittadini. Questo sta raccontando. No, io ho messo la Crepet ha messo le mani nelle tasche dei cittadini che non le pagano. Infatti non a caso, non credo che la maggior parte dei non cittadini. Non siamo dei borseggiatori. Non ci sono. Usate altri termini. A me non mi è arrivato personalmente usate nessuno di questi termini. Avvisi che ho notificato, che ho menzionato. Per cui facciamoci due un po' una riflessione, perché come al solito è sempre la tua, è sempre tua. Anzi, stasera ho deciso di darle del lei. La sua è sempre tua. Cioè, presidente. E perché ha dato la parola all'assessore, scusate? Non c'è la dichiarazione del presidente. Questo Facebook. Sarà ottimo presidente. Allora? Ottimo presidente. No. Che siamo troppo impegnati a chattare, allora vuol dire no. Che perdiamo, diciamo, la cognizione. Attenzione, attenzione, no, ti prego, attenzione. Mi sembra che ultimamente si stiano usando più volte dei termini inappropriati in un consesso come questo, mettere le mani nelle tasche, cioè come dei villani, dei vili borseggiatori. E nessuno di noi lo è. Poi si fanno delle altre affermazioni che non voglio ripetere. Io vorrei richiamarvi a quello che è il ruolo al quale siamo stati con onore, almeno da parte mia, ma da parte di tutti noi, con onore. Con onore chiamati dei cittadini, lo facciamo bene, lo facciamo male, saranno poi i cittadini a dire alle prossime elezioni va bene, non va bene e tutto il resto. È una dialettica normale tra consiglieri comunali, ma io vi chiedo di esprimervi sempre in una maniera adeguata, adeguata al rispetto di questo luogo, perché noi non siamo qui come singoli, ma siamo qui in rappresentanza dell'intera nostra comunità. Vi chiedo quindi per favore toni bassi, termini più appropriati, e va benissimo la dialettica e la contrapposizione, ma la possiamo esprimere in tanti modi. Non siamo d'accordo sulla lettura dei numeri, poi si va al voto, ognuno di noi assume le proprie responsabilità. Quindi, vi prego, continuiamo su questo argomento, se ci sono altri chiarimenti, altre richieste, ditemi. No, andiamo alla votazione. Andiamo alla votazione. E allora, si passa alla votazione del quinto punto all'ordine del giorno, di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000. Chi è favorevole? Nomi favorevoli. Chi si astiene? Nessuno astenuto. Chi è contrario? Contrario con le motivazioni espresse. Quattro contrari con le motivazioni espresse. Anche questo. Passiamo quindi a votare per l'immediata esecutività di questa delibera. Chi è d'accordo? 9 favorevoli. Chi si astiene? Nessun astenuto. Chi è contrario? 4 contrari. Bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, sono interpellanze
e interrogazioni. Ci sono interpellanze, interrogazioni? Solo se c'è la cartellina. La cartellina, la cartellina vuota. La cartellina vuota. Noi ci tendiamo però, ogni tanto. Molto probabilmente, gli uffici sono... Allora, la cartellina è vuota. Posso? Questa è, è un'interrogazione, un'interpellanza, perdono, che cos'è? A chi la rivolge questa interrogazione? Sì. Perfetto, prego. Voglio dire, sia il sindaco sia i tecnici sono molto impegnati nel dare delle risposte, perché voglio dire, il tempo che viene, diciamo, consumato, molto probabilmente posto rispetto a forse altre motivazioni. Voglio dire, caro sindaco, lei dovrebbe dire ai tecnici oppure agli assessori di rispondere ai consiglieri comunali quando gli chiedono delle delucidazioni. Però io capisco che forse rispetto, diciamo, alla risposta che potrebbe essere... Non mi sembra proprio un'interrogazione, un'interpellanza nei sensi di regolamento questa qui. Sono delle considerazioni. Il regolamento non lo prevede. Il regolamento non le prevede. Vi prego, lo proporremo in commissione, però vi prego. Ritorniamo sul punto all'ordine del giorno. Ci sono delle... il consigliere Giuliano, prego. Io so a chi indirizzarle, io so a chi indirizzarle, non ne ha assessore. Allora, acceso. Assessore, io ho portato pure delle testimonianze fotografiche qua. Io penso che, visto che sei deputato alla manifestazione, un po'... Allora, volevo dire, sì, se ha la manifestazione... Prego. Aspetta, l'ha visto da lontano e ha sbagliato già loco. Ok. Allora voglio dire, questo cavo di dico è il parcheggio San Nicola sotto Borgo San Martino. Ok. Io penso che l'assessore alla manutenzione, tra i suoi compiti, è quello pure di ispezionare il territorio, no? Per vedere dove va, dove non ci va, eccetera. Allora, per favore, l'assessore Marra, dopo, per favore. Sì. Assessore Enzo, per favore, dopo. No. Ma fate finisce. Puoi continuare, prego. Allora, ma questo qua è da 13 anni che ci stavo, forse pure di più, questo posto dove si devono mettere le mani. Ma oltre a queste facce che poi sono ortiche, se c'è stato, ha visto che sono ortiche, sta vedendo e ha visto, perché poi c'è pure ho fotografato pure, le staccionate sono rotte e diverte, ma non sono di adesso, sono già da qualche anno. Quindi praticamente da quando sto qua dentro, che sono 3 anni, già da 3 anni fa, ma adesso, visto che c'è stata una certa incuria del tempo, ma anche da parte vostra, non vedete questo, lo propongo in Consiglio Comunale. Spero che tu l'hai visto e si faccia subito questa cosa. Perché? Perché lo dico? Questa qua è un parcheggio che quando viene qualcuno in strada ad Altavilla Silentina va a mettere la macchina là. Ed è un bel biglietto da visita per far vedere le ortiche. Ok? Anche perché le ortiche, no, se uno le sa cucinare, bene, pure non bello spaghetti. Ci siamo? Ok, ma non ho finito qua. Io già nel maggio, 8 maggio, rinnovai con una lettera all'assessore di competenza, al sindaco,
che ritenevo necessario, visto che ci stava problemi di illuminazione pubblica, di sistemare o di migliorare l'illuminazione pubblica. Perché dico questo? Perché ci sono state delle lamentele che arrivano a noi, non soltanto a voi, forse a voi no, non arrivano, ma a noi dell'opposizione arrivano le lamentele. Le lamentele che si arriva a un certo punto che il lampione che è stato messo adesso non funziona più, o funziona intermittenza. Molto probabilmente c'è stato qualche ricambio da mettere nuovo. Allora, prego stesso mi spiega. È chiara la richiesta, Enzo? Sì, è chiara la richiesta. La mi sono già interfacciata con il geometra, quindi per dare mandato a chi può fare la manutenzione di attivarsi, sia per gli staccionati sia per la polizia. Puoi chiedere a Valerio Cembalo. No. Il geometra non può. Ma pure chi non è diventato. Cioè, la geometra in carica all'ufficio tecnico, lì era questione tecnica. Ma chi vede un dipendente di luce? Ok, chiedo scusa, al geometra è quelli che ci ascoltano, quindi era giusto per far intendere al dottore che mi sono già attivato, quindi come gli. Ma guarda qua adesso a 24 ore? No, a 24 ore, e sono già 15 giorni, quindi che mi sono già attivato. Questo sono state adesso. Ma lo so. È venuto anche da me, il signore che magari è venuto anche da me per la staccionata e ti dico che mi sono già attivato, è inutile che facciamo polemiche su polemiche esterne. Ma scusi, ma tu non devi parlare così, questa non è una polemica, io sono consigliere d'opposizione e ti dico una cosa del genere. Ma tu metti in discussione quello che ti sto dicendo? Tu mi metti in discussione quello che sto dicendo? Presidente, assessore, per favore. Presidente. E per favore, consigliere di piano, sei stato chiarissimo, non hai bisogno di ripetere. Ma per favore. Deve fare un attimo continuare. Siccome lui vuol mettere. Abbassate i toni per favore. No, ma non c'è da abbassare i toni. Siccome lui vuol mettere in discussione quello che gli ho detto, io non a caso gli ho fatto il nome con chi mi sono interfacciato. Enzo. E quindi sei pregato, domani mattina di chiedere. Per favore. Assessore, no, io sono ti prego, non faccia bene. No, dottore, basta. Come le polemiche, non vado. Basta, per favore, Enzo, per favore. Vi prego, i toni, per favore, i toni. Poi non mi permetti, però, Emilio, non devi interrompere. Qua hai chiesto qualcosa, sta rispondendo la signora. Quando ha finito, eventualmente. Ti puoi dichiarare soddisfatto o non soddisfatto, non puoi riprendere da capo, per favore. No, ti voglio dire. Soddisfatto o non soddisfatto. Quando veniamo qua, prendiamoci almeno una camomilla prima di arrivare. Ma non c'è bisogno di camomille, vi prego. Devi andare avanti con altre interrogazioni e interpellanze, prego. Vi prego, è stato. Ma ti sbagli, la risposta è stata fuori. Che volevi chiedere? Il Valerio, il nostro cervello, si attiverà. Bravo. Io voglio dire. C'era una cosa che era. Anzi, voglio dire ancora di più. C'è stata anche la lamentela, sempre su questo loco, che la rampa di accesso è molto in pendenza. Sì. Ci sono molte macchine che non possono andare a parcheggiare perché toccano, capisci? Ok, sto dicendo una cosa pratica. Poi ti dico un'altra cosa. L'illuminazione marittima, no, perché io l'ho fatto già la lettera. Controlliamo. Scusami. Per favore no. Fate continuare l'interpellanza, l'interrogazione al consigliere Giuliani. Allora vi prego, forse voi state confondendo questi tavolini, non sono tavolini in un bar. Enzo, per favore, Enzo, i due Enzo, continua se vuoi continuare, per favore mio. Continua, per favore. Se hai qualcosa da dire, continua, per favore. Ma vogliamo sapere almeno il palo dove si. Allora. Stammi a sentire, Enzo, basta con queste provocazioni continue, basta. Fa la ricognizione su tutti i temi. Allora,
puoi continuare per favore? Emilio, vuoi continuare per favore? Se hai qualcosa da dire, senza continuare però a fare sti ping pong, non state a un tavolino di bar, non state a un tavolino di bar, rendetevi conto, rendetevi conto. Devi continuare, non ti permettere di fare queste battute, non ti permettere, perché siamo adesso, io sto nella mia funzione di Presidente di Consiglio, vi richiamo ad essere tutti quanti rispettosi del ruolo. E adesso puoi continuare se vuoi. Se hai qualcosa di interessante da dire a tutto il Consiglio, puoi continuare. Vuol dire che non hai altro da aggiungere, nessuna cosa interessante. Ci sono altre interrogazioni, interpellanze, ci sono altre interrogazioni, interpellanze? Per favore, ci sono altre interrogazioni, interpellanze? Per favore, ci sono altre interrogazioni, interpellanze? No, devi dire semplicemente. Sì, però come capogruppo. Stiamo nella. Sì, siamo nel punto interrogazione, interpellanze, basta con. Con questa pantomima, basta con questa pantomima, andiamo sul punto all'ordine del giorno, non potete trasformare ogni intervento in una commedia, dove il palo, non sto palo, ma tu hai visto, ma tu non hai visto. Andate, se voi ritenete di dover presentare delle interrogazioni e delle interpellate, io vi chiedo la cortesia di essere rispettosi del luogo. Prego, ci sono interrogazioni, interpellanze? Ci sono altre interrogazioni? Prego, il consigliere Giuliano, prego Emilio. Tu hai interrogazioni, interpellanze? Alzati per favore e leggile. Presente, ma fai quello che vuoi. Ma fai quello che vuoi! Fai quello che vuoi! Fai quello che vuoi! Non vi dovete permettere di dire mi alzo, me ne vado, alza la voce, non alza la voce. Io vi sto richiamando al rispetto del ruolo, al rispetto della funzione, al rispetto del luogo. Non ti prego di dire. Non è possibile che ogni intervento deve essere ridotto a una recita. Ma questa è un'acustica sbagliata, questa qui, probabilmente la sa. Io vi chiedo per favore di tornare sull'argomento se ce ne sono. Consigliere Giuliano, prego. Presidente, io faccio l'ultima interrogazione per rispetto dell'Aula, si alza un po' la voce, io ma fai quello che vuoi, fai quello che vuoi, perché non è questo. Questa tua sensibilità mi commuove. Questa tua sensibilità mi commuove. Continua, per favore. E poi siamo calmi che si muore, piano piano, calma, rispetto le mie cose, io aspetto la risposta, ok? Bene. Siamo qui per tutti, ma io faccio 5-10 minuti di alzata di voce, no, non lo fa bene. Okay. Emilio, non è stata nessuna alzata di voce, ritorna sul punto all'ordine del giorno. Io ho semplicemente richiamato i consiglieri a tornare sul punto all'ordine del giorno. Ma se tu non continui, okay, punto, perfetto, punto. Vai, continua. Ok, l'interpellanza stavolta voglio portare in scena l'assessore Mara. Prego, assessore. Allora, assessore Mara, Antonio Mara. No, io ho visto che mi risponde di là. Abbiamo chiesto, è per il ginocchiale. No, che ginocchiale? Si prende. Si vedi al, diciamo, al tuo posto. Sì, interpellanza ad Antonio Mara, assessore. No, ma me l'hai fatta già. Non sono solo. Prego, per favore, consigliere Giuliano, Emilio, per piacere. Vai. Allora, questa interpellanza, allora, è stata depositata giorni fa lo svincolo idrogeologico, questo famoso cimitero. Io ho letto un po' e poi qua ho sotto agli occhi le conclusioni che ha fatto il geologo. E leggo una parolina che, come sempre ho detto,
e ha parlato della scarpata di Terrazza. Scarpata. Scarpata significa in italiano scarpata, no? Nel senso che è un po' scoscesa. Ma io all'assessore, perché l'assessore lo sta diciamo seguendo questo progetto, visto questo campo, ma secondo me questo non solo da assessore, ma questo che viene da lontano anche quando faceva il sindaco. Boh, la mia domanda vorrei sapere il criterio che è stato adottato, usato, consono per arrivare a vedere che questo sito era idoneo dal punto di vista idrogeologico, ma era idoneo economicamente al progetto che poi si andava a portare come costo verso il cittadino. Allora, prima vorrei sapere se questo questo modo di porre il sito sotto l'osservazione idrogeologica è stato fatto per tutte le zone limitrofe al perimetro del cimitero esistente. Se è stato fatto uno studio preventivo per vedere se, perché così si fa da un punto di vista, se si vuole economicizzare, sia da un punto di vista dei costi del comune, che il comune secondo me è a costo zero, ma di quelli del cittadino. Se è stato fatto uno studio in questo modo, in modo da vedere preventivamente vari preventivi e dire a noi conviene sia logisticamente, sia ideologicamente, sia economicamente, sia paesaggisticamente, conviene quel sito. Io, in verità, eppure è da parecchio che sto cercando di avere un colloquio con la maggioranza, ma questi miei interrogativi non hanno avuto nessuna risposta e non ci sono, perché io non ho visto altri progetti, atti preliminari con dei costi e non, e come dicevo prima, di tutte quelle caratteristiche che dovrebbe avere, in modo da dire, dice vabbè, visto che le cose stanno così preventivo, là a nord non si può fare, a sud non si può fare, adesso si può fare in questo luogo, benissimo, lo si portava giustamente. C'erano delle motivazioni ben precise e stavamo d'accordo tutti quanti, ma non le ho viste. Mi dica lei. Parola all'assessore. Io non ho capito la domanda, però posso interpretare la sua volontà. Quello che vuole sapere. Allora, come hai detto tu, questo è un progetto che è partito nella mia consigliatura da sindaco, quindi lei non c'era, è arrivata adesso. Quando è stato fatto questo progetto, certo che è stato fatto un sopralluogo intorno al cimitero dove era più idoneo, e tenevamo pure il geologo dietro. C'era il geologo, abbiamo fatto una stima sommaria del costo, dove doveva essere fatto, dove non doveva essere fatto. L'unica parte per tenere il cimitero unito era quella parte là dietro, altrimenti dobbiamo doppiare il cimitero, portarlo altrove, in un altro sito, e faremo due cimiteri da Altavilla. Nella parte antistante al cimitero c'è stato portato un sacco di terreno che aveva dietro, lo dicono pure le autometrie che sono agli atti del comune, c'è stato fatto il riempimento. Per quanto riguarda il punto di vista idrogeologico, se idoneo o non idoneo, non lo devi chiedere a me, sono le carte che parlano. Abbiamo pagato un geologo, adesso facciamo lo svincolo idrogeologico, dove il geologo dovrà relazionare
Se il geologo dice che si può fare, si fa, se no non si può fare. Il progetto è stato fatto sul parere positivo delle indagini geologiche del geologo. E quindi probabilmente si potrà fare. E poi arriverà lo svincolo idrogeologico della comunità montana e si potrà fare l'appalto per il lavoro. Il costo, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, non è molto esagerato. Stiamo parlando di cappelle, di loculi, adiacenti al cimitero già esistente. Voglio ricordare che già l'architetto Nese, all'epoca, quando fece il primo progetto, ha predisposto già una strada, dalla strada provinciale, di accesso diretto che già c'è oggi al cimitero, il secondo accesso diretto al cimitero. Noi, come amministrazione, per quanto abbiamo valutato, e come tecnici, dei consigli dei tecnici che abbiamo incaricato all'epoca, ci hanno dato l'ok per fare il progetto là. E i doni c'è roccia sotto, anche se c'è la scarpata. Non significa avere la scarpata, significa farla. Significa molto cemento? No, perché la parte dove andiamo a costruire c'è molto, c'è pianeggiante, quindi viene fatto su due livelli. E dal punto di vista economico viene pure in diminuzione il costo di costruzione dell'immobile, in quanto c'è una parte che vengono fatte le cappelle e una parte vengono fatti i loculi sui due piani di accesso, sono due livelli di accesso con le stesse connotazioni. E sotto, come ha detto il geologo, è tutta roccia. Tant'è vero che il cimitero vecchio che c'è, non abbiamo avuto nessuno smottamento, nessun cedimento. No, c'è roccia proprio, non è il tassone di che dice il geologo. Oltre al tassone è un'arenaria, in termini tecnici, non è sottoposta a frane. Sicuramente ci manteniamo, già quando abbiamo predisposto il progetto, non andiamo a fare muri allo strapiombo della scarpata. Là viene fatto un cimitero a terra, i loculi a terra, sia per le comunità di altre religioni che sono presenti sul nostro territorio, sia per coloro che vogliono essere messi sepolti direttamente nella terra. Probabilmente mentre che lo realizziamo le richieste aumentano, perché il nostro comune è, per fortuna, per sfortuna, non lo so, da morti ci vengono parecchi, abitano fuori dal nostro territorio, all'estero, in giro per l'Italia, hanno una cappella di famiglia, vogliono tornare al loro paese di origine, vengono ad Altavilla. Quindi abbiamo circa 100 sepolture all'anno sul nostro territorio contro più o meno gli 75-80 morti che noi abbiamo sul nostro territorio. Ci sono sempre 15-20 persone che vengono da fuori ad essere sepolte nel nostro territorio. Il progetto è in dirittura di arrivo, se abbiamo fatto lo svincolo idrogeologico si realizzerà. Si potrà migliorare, si potrà anche ampliare, perché si può ampliare anche verso lato ovest ancora. In fase di esecuzione dei lavori, se dovrebbero arrivare ancora altre richieste per loculi. Abbiamo lasciato anche questa porta aperta. Abbiamo ritenuto di tenere il cimitero tutto unito, unico, non di fare due corpi, altrimenti ci volevano due custodi, due vigilanze, due cancelli di apertura e chiusura e tutto il resto. E per il nostro comune piccolo, genericamente, dal punto di vista economico non si può fare. Poi tecnicamente non lo so se si può fare pure due cimiteri nello stesso comune. In alcune realtà del Trentino sono i cimiteri intorno alle chiese, nelle varie contrade, si può dare, sono a statuto speciale, ci sono altre norme nazionali. Quindi io non vedo questa preoccupazione dell'impatto ambientale. Se vedete il progetto è fatto in modo che non sia un cazzotto nell'occhio, non è che viene 10 metri alto, viene a boccino, una parte più larga, poi una parte più alta, a ridosso di tanti loculi. Già oggi è visivo dall'esterno la parte più alta, però così diventa un cimitero funzionale. Abbiamo predisposto anche un ascensore, un montacarica per scendere le bare dalla parte superiore, oltre che si può dare anche l'accesso direttamente col carrello. L'abbiamo reso funzionale. Lei è diverse volte che sta facendo anche delle commissioni, non so nemmeno a che punto sono arrivate queste commissioni,
però è una scelta fatta nella passata consigliatura, un progetto già fatto con spese, incarichi e tutto il resto, fatto anche il comodo me, si dovrà solo realizzare. Per un futuro che si dovrà realizzare un altro ampliamento, si può pensare di farlo in altro posto, altrove, in altro luogo, però penso che sia poco opportuno parlarne oggi qua. Posso replicare? Va bene, io ho chiesto poi economicamente quando verrebbe i loculi, quando vorrebbe più o meno, visto che c'è stato completamente la cappella. Ma l'altra volta già ne abbiamo parlato. Io no, non voglio sapere. Volevo sapere, visto che penso, ma qua non ci sta pure un obbligo sanitario che deve essere conforme alla distanza alle abitazioni? È stato chiesto al distretto, all'ASL, questa autorizzazione? Ma sicuramente c'è il parere sanitario, perché si parla della gara d'appalto. L'obbligo sanitario, so che c'è il vincolo intorno al cimitero dove non si può costruire, i fabbricati esistenti sono e ci restano. Tu dici non puoi ampliare perché c'è il fabbricato. Sì. Per fare cosa del genere dovete chiedere la. Allora noi il cimitero lo dovremmo fare fuori comune perché non abbiamo. No, io sto dicendo che se l'apertura ha fatto pure un'altra cosa. Non lo possiamo fare con il cimitero se dobbiamo rispettare tutto. Dovete chiedere come è in prassi, come lei. Certo, come è stato chiesto le altre volte, da pari. Poi, il parere sanitario. Allora, io lo so quanto costano i loculi, lo so, però adesso non lo ricordo. Te l'ho detto la volta scorsa, si va a leggere il consiglio della volta scorsa. Te lo ricordo. E se lo ricorda, se va a leggere quel. No, non lo ricordo adesso, tengo un'amnesia. Grazie. Solo per dirti che quando ne abbiamo parlato, il costo complessivo era di 3 milioni. Adesso vado a vedere che comodo medico. Costo complessivo di 4 milioni. Volevo sapere se questo che mi hai detto l'anno, no, 7-8 mesi fa, l'anno scorso. Si vada a leggere la delibera. Allora, ma perché ci sono i costi del loco? Ne ho parlato. Allora io ti sto parlando. Si vada a leggere il comodo medico. Sto parlando. Ho detto che quando ne abbiamo parlato era di 3 milioni. Di 3 milioni la spesa complessiva. Adesso. Io non assistevo proprio 3.000 euro, casomai, 1.800 euro, casomai proprio. Il costo complessivo dell'opera. Ah, e no, adesso il costo complessivo dell'opera si aggira sui 4 milioni. Volevo sapere, se prima mi ha dato un numero un anno fa, voglio vedere adesso, alla luce di questo nuovo impatto economico, quant'è il costo di un loculo? Questo. È anche più facile. Ci sono altre interrogazioni, interpellanze? Prego. Giusto una cosa, per Gesù. Tu hai parlato di richieste, prima. Sì, richieste di loculi, sì. Quindi già sono pervenute delle richieste da parte di persone. Sì, sono 42, 43 cappelle. Sì. Ma le hanno fatte sempre nel corso degli anni. Sì, non c'è però anche qua. Sono 43 cappelle e sono 500 loculi, sulla richiesta sono 380-390, dove il comune li realizzerà, se li trattiene per emergenza oppure per venderli successivamente. Poi dobbiamo spostare pure. L'hanno fatta le richieste, l'hanno fatta già. Sì, lo so, però dico, poi come fate a attribuire il loculo? Successivamente si può fare, si dona, si vende il lotto di terreno alla ditta, alla parte che ne fa richiesta e se la costruisce la parte, la cappella, identica a quella che dice il comune, con le stesse conformità. Quindi io conviene fare un bando che possono rispondere tutti, non solo chi sa. No, ma noi abbiamo fatto, in base alle richieste abbiamo fatto i progetti delle cappelle. 43 erano le richieste o 42, ne abbiamo fatto una o due in più. Ma i cittadini sanno
Lo sanno. Tempo fa, molto tempo fa, perché stavate qui, ho fatta un manifesto. Sono state fatte le richieste. Estensione di interesse per capire quante persone avrebbero fatto le richieste. Sono 43, fu fatta all'epoca. Erano 37 prima, poi le aumentavamo perché ne arrivavano altre 3, ne facevamo 3 in più e sono state occupate pure quelle 32. Però ci sta lo spazio per poter vendere il lotto di terreno dove possono realizzare la stessa cappella identica a quella che realizziamo noi, tutte uguali. Quindi il cittadino si compra il lotto come si sta facendo ancora tutt'oggi nel cimitero vecchio, uno, se ci sono cappelle ipogee e vogliono sopraelevare, fanno la richiesta e hanno la concessione edilizia per la sopraelevazione a realizzare altri posti e la costruiscono la cappella autonomamente loro. Se qualcuno viene in paesaggio, viene, posso fare la richiesta di un luogo, la può fare che ci stanno 200 e più in più, perché l'abbiamo prevista che noi dobbiamo spostare degli ossari, dobbiamo spostare delle tombe per allargare un po' l'ingresso del cimitero, fare un viale dove tutti i cipressi alberà. Vogliamo abbellire avanti alla, come si dice, la casa mortuaria, metterci un altarino, che è la parte più pianeggiante, con l'esecuzione di questa parte del cimitero, eppure il giorno dei morti, quando il parroco chiede il prete nel cimitero per far fare una benedizione, si possono soffermare in quel luogo idoneo per fare la celebrazione di una messa il giorno dei defunti. Ok, grazie. Grazie. Ci sono altre interrogazioni, interpellanze? Non ho capito, scusa. Non ci sono risposte, non ci sono nemmeno interrogazioni. Quindi se non c'è altro possiamo chiudere i lavori di questo Consiglio Comunale. Allora, dichiariamo chiusi i lavori del Consiglio Comunale, ringrazio naturalmente tutti i consiglieri, i dipendenti comunali che ci hanno assistito, l'operatore cinematografico, i nostri concittadini presenti qui in sala e coloro che ci seguiranno poi sui social. Grazie e buonasera.